Successo sulla Sangiovannese, un Grosseto che ha dimostrato di saper soffrire nella ripresa arrivata dalla Ah, riscossa. è quello che volevo, è quello che, quelle risposte che avevo detto prima della partita. E loro hanno risposto alla grande, non era facile tirar fuori questa vittoria, però lo spirito è quello giusto, lo spirito, penso che questo sia un buon viatico per portare avanti ancora questa squadra, la nostra classifica, ma sono contento della reazione, soprattutto perché è una squadra che va sotto così di un gol, un tiro in porta, magari è stata una buona giocata loro, anche se noi dobbiamo cercare di stare più attenti. Però poi lo spirito di una squadra combattiva, di una squadra che non vuol perdere, si è visto. Oggi è stata scritta una piccola pagina di storia biancorossa, la Sangiovannese non perdeva Carlo Zecchini da 26 anni. Questo fa piacere per la squadra, per la società e soprattutto per i tifosi, perché conoscendo come sono i derby, le tifoserie, ciò che fa piacere vincere. E questo mi auguro che ricompatti nuovamente, anche se c'era un po' di freddura, di freddezza, diciamo, in questo periodo, ma vedo che c'è di nuovo feeling e quindi bisogna continuare su questa strada. Ce n'è da fare, ma non siamo pronti. Fasi concitate nel finale di gara, un calcio d'angolo prima del fischio finale, abbiamo visto che lei si è allontanato dalla panchina, addirittura quasi voleva entrare in campo, difendere insieme ai ragazzi. No, beh, quello sì, la sento tantissimo la partita, quindi bisogna stare sempre lì pronti, richiamare, fare, dare più attenzione, perché a volte, sai, in campo non se ne accorgono, quindi una voce in più non guasta. Però, insomma, godiamoci questa vittoria. Volevo dire, vedete cosa è successo? Massa, cosa ha fatto la Massa? Ha vinto con chi? Col palo. Vedete che il punto che abbiamo preso noi. Un punto guadagnato. No, beh, insomma, potevamo anche vincere, per carità, però insomma, non è facile andare fuori casa, soprattutto a Massa, come la dimostrazione che insomma, le partite, quando si fa, si muove sempre la classifica fa bene, sì. Bene tutta la squadra, bene anche però una Cipolla in versione mattatore. Cipolla in crescita. Cipolla ha capito che è un giocatore importante per questa squadra, quindi si sta sacrificando perché lui ha sempre giocato poco dall'inizio dell'anno, ha avuto due infortuni, quindi al di là di questi infortuni, però è un ragazzo che si sta applicando, quindi crede moltissimo e oggi l'ha dimostrato, anche se secondo me Cipolla può dare ancora qualche cosa in più. Grazie.